Buongiorno a tutti ragazze e benvenute in questo nuovo video. Oggi sono stata a tre supermercati dove di solito non vado quasi mai perché stanno un po' lontani da casa mia. Allora, sono l'MD, Linz e Ipertriscount, dove non sono mai stata. Mentre all'MD ci sono stata e anche Linz, diciamo un supermercato che per tante cose mi piace, mentre per altre cose no. Su frutta, verdura non è che mi piace più di tanto, perché oggi per esempio volevo prendere le clementine, c'erano 5-6 sacchetti, ma dentro ce n'erano parecchi, tutti rovinati, cioè su ogni sacchetto ce n'erano 4-5 che erano rovinati. Quindi su 1,5 kg, 4-5 rovinate, alla fine. Cioè, io ho notato spesso che Linz, almeno quella dove vado io, la parte di frutta e verdura c'è parecchia roba rovinata. Ecco quello. E l'Ipertriscount invece è un supermercato molto grande, veramente molto, molto fornito. E, ho trovato dei prodotti in offerta e. Altre cose ho visto, i prezzi sono abbastanza altini, però quello che ho preso in offerta mi sono trovata bene perché anche sul reparto carni erano tutte belle fresche, insomma si vedeva che la roba era di qualità. Quindi niente, io adesso posiziono le spese e vi faccio vedere quello che ho preso. Vi saluto direttamente, vi ringrazio sempre della vostra compagnia, dei vostri bei commenti. Siete proprio delle persone, io non vi conosco di persona, però sicuramente siete delle persone dolci, delle persone tipo come me, che mi capite, simpatiche, insomma, alla mano. Siete persone, penso, semplici come me. Ecco, io sono una persona semplice, sono così come mi vedete, senza perfezioni, senza. Sono una di voi, ecco, diciamo così, sono una di voi. Bene, adesso io chiudo questo video senza dire frescacce senza dire niente, no, perché non mi sento molto a mio agio, però ecco, cerco sempre di, non è facile per me. E non dico più niente, vi mando solamente un bacio, vi ringrazio sempre della vostra compagnia e sempre del vostro supporto, mi fa tanto piacere. Ciao ragazze! Allora, partiamo dall'MD, che ho giusto poche cose. Allora, ho preso questi fagioli cannellini nelle confezioni da 380 grammi. Questi stavano a buon prezzo, poi vi metterò i prezzi. E ne ho prese tre confezioni. Due confezioni di fagioli rossi, questi sono marchio Fege, e poi cinque confezioni di ceci. Poi un pacchetto di formaggio grattugiato. Un pacco di frollini classici, le Bon. Questi sono da 1 chilo e mi sembra di averli pagati 1,99 euro se non sbaglio. Quindi a buon prezzo 1 chilo, perché di solito sono da 750 grammi. Poi ho preso questi gnocchi, che ho trovato il pacco da 750 grammi. Gnocchi di patate, ne ho prese tre confezioni. Ho preso questi snack di riso bio. Veramente molto buoni e sono 6 confezioni da 20 grammi l'uno che li do ai ragazzi quando stanno fuori. E per finire un'acqua micellare pelli sensibili della Botanica, che veramente ci troviamo bene con questa. Ci troviamo proprio bene. Questa è della Botanica. E l'MD finisce qui. Ora passiamo alla prossima. E questa invece è la spesa dell'Inz. Allora, ho preso questi croccantini contorno, è la confezione da 2 kg per i nostri gattini, un pacchetto di crackers non salati in superficie, 12 bottiglie di questa passata bio, ecco, passata di pomodoro biologico. Poi a buon prezzo ho trovato il nostro latte preferito, Arborea, eccole, e ne ho prese 10 confezioni. Poi pancetta dolce a cubetti, una confezione, e due confezioni di pancetta affumicata.
una confezione di cotto, cubetti di cotto. Poi ho preso queste gallette di riso che io ci metto dentro marmellata oppure il burro di arachidi e li do da portare via. Tipo panino li faccio, li do da portare via ai ragazzi. Questi qui sono i ravioli, ricotta e spinaci. Una confezione di tortellini al prosciutto crudo e quattro mini burger agli spinaci con soia. Questi mai provati, quindi vedremo come sono. Poi aceto di vino bianco, due bottiglie, che io lo uso maggiormente per pulire. Due pizzette, queste qui sono con lo stracchino, quindi due pezzi di pizza da portare via. Una confezione di camomilla solubile con 1 mg di melatonina, certo 1 mg, quasi niente. Aria sana, queste qui sono le ricariche che veramente ho trovato, queste qui mi sembra 4,99 euro e di solito costano quasi 10 euro due tabs. Io l'ho trovata a 4,99 in offerta, veramente un prezzo, posso dire stracciato perché mai trovate a questo prezzo. Una confezione di insalata a julienne e come pasta, che io non prendo quasi mai, di solito la prendo alla Conad o al Pewex, l'ho voluta prendere, questa qui la proviamo com'è, però a vederla sembra buona. Questa qui è spaghetti trafilati al bronzo, selezione più, dovrebbe essere quella migliore insomma che ha Linz. E poi due pacchi di penne, ne ho presa poca appunto per provarla. E questa è tutta la spesa de Linz. E ora passiamo con la spesa dell'Iper Triscount. Abbiamo preso dei pomodorini ciliegino 500 grammi, tre teste di aglio, queste sono Alma Verde Bio, queste cipolle, la Cannara, cipolle rosse. Clementine che ho pagato 2,16 euro e venivano 1,99 euro al chilo. Sempre 1,99 euro le banane e le ho pagate 1,05 euro e sono tre banane. E poi un sacchetto di arance. Poi ho preso della Granoro delle minestrine. Queste sono i quadrucci. Tre confezioni ne ho prese, ogni confezione da 250 grammi e le faccio sempre tutti e tre. Poi ho preso le farfalle, sempre tre confezioni, le farfalline, e poi i filini. Dopodiché due confezioni di marmellata Santa Rosa alla fragola, questa stava in offerta, e sempre in offerta il miele mille fiori, questa è la confezione da 1 kg. Tre confezioni di pane bianco marca Consilia. Io prendo maggiormente tutto in offerta quando lo trovo, ovviamente. Tre confezioni di questo qui sarebbe il formaggio tipo mix, gusto delicato, marchio Le 100 Bontà. Tre confezioni da 100 grammi l'una. Quattro confezioni di gnocchi Granoro, anche questi trovati in offerta. Li ho presi già un'altra volta e diciamo che sono abbastanza buoni. Ci siamo trovati bene. Poi ho preso tre confezioni di petto di tacchino a fette sottili. Questa qui veniva 1,72 euro, al chilo veniva 9,99 euro al chilo. Seconda confezione l'ho pagata 2,40 euro e la terza confezione 2,08 euro. Ci farò gli involtini. Poi ho preso tritato scelto di scottona, veniva 11,99 euro al chilo, io l'ho pagato 5,20 euro. E preparato tritato di vitella, che veniva 10,99 euro al chilo, l'ho pagato 4,42 euro. E con queste due vaschette ci farò le polpette, le mischio tutte e due insieme. Appunto, sempre per le polpette ho preso il pangrattato, questo è della Mulino Bianco che ho trovato in offerta.
Una confezione di bricchetti ACE, sono 3 bricchetti da 200 ml, e per finire 2 confezioni di tonno mare aperto. Queste sono 3 lattine da 70 grammi? Sì, 70 grammi l'una, queste le prendo spesso e ci troviamo bene, anche questa è un'offerta. E questa è tutta la spesa dell'Iper Triscount. E anche qui vi metterò il totale. E poi vi metterò il totale di questa spesa e il totale di tutte e 3 le spese.